Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo racconta la parabola di un mercante in cerca di pietre preziose. Questi, dice Gesù, trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Fermiamoci un po' sui gesti di questo mercante, il quale dapprima cerca, poi trova e infine compra. Primo gesto di questo signore, cercare. Si tratta di un mercante intraprendente che non sta fermo, ma esce di casa e si mette in cerca di perle preziose. Non dice «mi bastano quelle che ho», ne cerca di più belle. E questo è un invito per noi a non chiuderci nell'abitudinarietà, nella mediocrità di chi si accontenta, ma a ravvivare il desiderio, perché il desiderio di cercare, di andare avanti, non si spegne. A coltivare sogni di bene, a cercare la novità del Signore, perché il Signore non è ripetitivo. Sempre porta novità, la novità dello spirito, sempre fa nuove le realtà della vita. Noi dobbiamo avere questo atteggiamento, cercare. Secondo gesto del mercante è trovare. Egli è una persona accorta, che ha occhio e sa riconoscere una perla di grande valore. Questo non è facile. Pensiamo ad esempio agli affascinanti bazar orientali, dove i banchi colmi di merce sono assiepati lungo le pareti di strade piene di gente, oppure ad alcune bancarelle che si vedono in tante città, piene di libri, di oggetti vari. A volte in questi mercati, se ci ferma a guardare bene, si possono scoprire dei tesori, cose preziose, volumi rari che, mescolati a tutto il resto, a prima vista non si notano. Ma il mercante della parabola ha un occhio attento e sa trovare, sa discernere per trovare la perla. Anche questo è un insegnamento per noi. Ogni giorno, a casa, per strada, al lavoro, in vacanza, abbiamo la possibilità di scorgere del bene ed è importante saper trovare ciò che conta, allenarci a riconoscere le gemme preziose della vita e a distinguerle dalle cianfrusaglie. Non sprechiamo il tempo e la libertà per cose da niente, passatempi che ci lasciano vuoti dentro, ma la vita ci offre ogni giorno la perla preziosa dell'incontro con Dio e con gli altri. È necessario saper riconoscerla, discernere per trovarla. E ultimo gesto del mercante, compra. Compra la perla. Resosi conto del suo immenso valore, vende tutto, sacrifica ogni bene pur di averla. Cambia radicalmente l'inventario del suo magazzino. Non c'è più niente se non quella perla e la sua unica ricchezza, il senso del suo presente e del suo futuro. Anche questo è un invito per noi. Ma che cosa è questa perla per la quale si può rinunciare a tutto? Quella di cui parla il Signore? Questa perla è Lui stesso, è il Signore. Cercare il Signore, trovare il Signore, incontrare il Signore, vivere con il Signore. La perla è Gesù. Lui è la perla preziosa della vita da cercare, trovare e far propria. Vale la pena investire tutto su di Lui, perché quando si incontra Cristo, la vita cambia così. La vita, tu incontri Cristo e ti cambia così la vita. Riprendiamo allora i tre gesti del mercante: cercare, trovare e comprare.
e facciamoci qualche domanda. Cercare. Io nella mia vita sono in ricerca? Mi sento a posto, arrivato? O mi accontento? Oppure alleno il mio desiderio di bene? Sono in pensione spirituale? Quanti giovani ancora sono in pensione? Secondo gesto, trovare. Mi esercito a discernere ciò che è buono e viene da Dio, sapendo rinunciare a ciò che invece mi lascia poco e nulla. Infine, a comprare. So spendermi per Gesù. Lui per me è al primo posto. È il bene più grande della vita. Sarebbe bello dire oggi, Gesù, tu sei il bene più grande. Ognuno nel cuore lo dica ora. Gesù, tu sei il mio bene più grande. Maria ci aiuti a cercare, trovare e abbracciare Gesù con tutto noi stessi. Angelus Domini, nunc habet Mariae. Et concepit Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni ficiam ur provisionibus Christi. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Grazie a Tu, in questo Domine, mente vos nostri si infunde, che angelo annunciante, che sti fili Tu, incarnazione coniovim, per passione meios et crucem, a resurrezione gloria perducamo, per Cristo un Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Et solum usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi si celebrano due giornate mondiali indette dalla ONU. La giornata dell'amicizia e la giornata contro la tratta di esseri umani. La prima promuove amicizia tra i popoli e le culture. La seconda combatte il crimine che fa delle persone una merce. La tratta è una realtà terribile che riguarda troppe persone, bambini, donne, nipoti, lavoratori, tante persone sfruttate. Tutti vivono in condizioni disumane e soffrono l'indifferenza e lo scarto da parte della società. C'è tanta tratta nel mondo oggi. Dio benedica quanti si impegnano per lottare contro la tratta. Non cessiamo di pregare per la martoriata Ucraina, dove la guerra distrugge tutto, anche il grano. E questo è una grave offesa a Dio, perché il grano è dono suo per sfamare l'umanità. È il grido dei milioni di fratelli e sorelle
che soffrono la fame sale fino al cielo. Faccio appello ai miei fratelli, le autorità della Federazione Russa affinché sia ripristinata l'iniziativa del Mar Nero e il grano possa essere trasportato in sicurezza. Il prossimo 4 agosto si conteneranno 3 anni dalla devastazione, l'esplosione nel porto di Beirut. Rinnovo la mia preghiera per le vittime e per le loro famiglie che sono alla ricerca di verità e giustizia e auspico che la complessa crisi del Libano possa trovare una soluzione degna della storia e dei valori di quel popolo. Non dimentichiamo che il Libano è anche un messaggio. Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera nel viaggio in Portogallo, che compirò a partire da mercoledì prossimo. In occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. Tantissimi giovani di tutti i continenti sperimentavano la gioia dell'incontro con Dio e con i fratelli guidati dalla Vergine Maria che dopo l'Annunciazione si alzò e andò in fretta. A lei, stella luminosa del cammino cristiano, tanto venerata in Portogallo, affido i pellegrini della GMG e tutti i giovani del mondo. Io lo saluto voi, romani e pellegrini d'Italia e di tanti paesi. In particolare saluto il coro dei bambini di Veliko Tarnovo in Bulgaria e il gruppo di giovani messicani. Come pure gli adolescenti di Biadene a Kaunada e saluti i ragazzi dell'Immacolata. A tutti auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.